Ciao a tutti cacini, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo qua per vedere la recensione del Mi Band 6, uscito da un po', però per chi vuole comprarlo in questo momento, secondo me è un buon acquisto. Allora, prima di iniziare il video, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanellina se i miei video vi piacciono. E allora direi di cominciare con la recensione. Ok, eccoci qui. Allora, iniziamo dal fatto che è full screen. Rispetto alla Mi Band 5 e alla 4 è full screen, quindi occupa tutti i bordi. Ora vi metto una luce per vedere meglio. Ok, ecco qua la luce, non è tanto meglio, ma è già un pochino meglio. Allora, come potete vedere ha solo un pochino di bordo, ma nemmeno tanto. È di iniziare a vedere un po' le watch face iniziali. Allora, questa qua è la predefinita, che vi segna qua il battito, qua i passi, e il resto potete vedere voi un po'. E poi c'è la seconda. Io ho messo che se tieni premuto puoi cambiare quadrante. Questa qua è la seconda, con il battito qua sopra, qua sotto, e i passi qua sopra. E poi abbiamo questo, che è il mio preferito, che vi segna un po' tutto. Poi ho il mio personalizzato, creato da me, ovvero questo qua con la mia foto profilo, che sì, è carino e boh, mi piace. Per il video userò questo, dai. Siamo che con lo stato. Nello stato potete vedere i passi, la distanza, le calorie, gli avvisi di sedentarietà, cioè se state seduti più di un'ora vi avviserà, e i passi che avete fatto in tutta la settimana. Poi abbiamo la frequenza cardiaca, che è abbastanza precisa, però ci mette un po' a caricare. Vi segna com'è, se è rilassata, leggera, intensiva. Ora proviamo a misurare, vi farò vedere il tempo. Metterò un timer. Ci ha messo all'incirca 30 secondi, un po' meno. Di solito ci mette meno, però stavolta ha deciso di far così. Poi ci sarebbe il pie, cioè quello che avete fatto nella settimana, come siete andati nella settimana con l'allenamento. Solo che io non l'ho attivato, se no vi mangia un po' più di batteria. Ah, vi parlo del fatto della batteria. Se mettete tutto quasi al minimo, vi durerà 12 giorni, 2 settimane massimo. Però se mettete tutto alto, con la respirazione nel sonno e quelle cose lì, vi durerà all'incirca 5-6 giorni, quindi boh, decidete voi come impostarlo. Poi abbiamo la SpO2, cioè l'ossigenazione nel sangue, che è abbastanza precisa, però non è il top. Molte volte non ve la misura perché si sbaglia, però ora vi faccio vedere anche più o meno il tempo. Potete vedere, non è riuscita a misurarmela perché vi ho detto che non è molto preciso e ci mette molto. Riprovo un'altra volta e vi farò vedere. Ecco qua, non me la penso misurata proprio precisa perché dubito che abbia 84 di ossigenazione nel sangue, 84%, ma va bene. Però poi passiamo alle prossime cose, ovvero il sonno. Il sonno è molto buono, perché potete vederlo direttamente dall'orologio e potete vedere le ultime notti, quanto avete dormito e nell'ultima settimana. E nell'app vi dirà come avete dormito, sonno profondo, sonno leggero, così. E qua sotto vi dirà quando vi siete addormentati e quando vi siete svegliati invece. Poi ci sono le notifiche, e qua potete semplicemente vedere tutte le notifiche dell'app. Ovviamente se non avete notifiche vi uscirà questa cosa qua, questa scritta qua, nessuna notifica. E perché vi arrivino le notifiche dovete essere connessi al telefono. Ok, abbiamo gli allenamenti, qua ve li elencherò un po'. Abbiamo la corsa all'aperto, il tapis roulant, la camminata, il ciclismo, la bicicletta, il vogatore, l'ellittica, la piscina, la yoga, il salto alla corda, l'esercizio, io non so cosa sia, penso con i pesi. E poi ci sono altre cose, ovvero la danza, il fitness al chiuso, ginnastica, HIIT, core training, stretching, stepper, pilates, pallacanestro, pallavolo, ping pong, badminton, cosa sia, cricket, bowling, pugilato, kickboxing, street dance, zumba, pattinaggio al chiuso. Questi qua sono tutti gli allenamenti e sono 30, il che non è per niente male.
E sotto avrete la cronologia allenamento, ovvero gli allenamenti che avete fatto. Ovviamente, se non avete fatti nessuno, avrete scritto nessuna cronologia. Poi abbiamo lo stress. Anche questo non è che misura benissimo, però un pochino fa il suo dovere, meglio della ossigenazione del sangue. Ora vi mostro. Ok, me l'ha misurata. È 42, poco stress, e ci ha messo un pochettino, circa un minutino meno. E abbiamo poi la respirazione. Questa qua non ve la faccio vedere, ma sono esercizi che potete impostare in minuti, da 1 fino a 5, di respirazione. Siamo all'altra cosa, ovvero gli eventi. Questi qua potete. Allora, gli eventi sono un po' come i promemoria. Solo che potete impostarli solo dall'applicazione, perché dall'orologio ancora non si può fare. E quando avrete dei promemoria, vi usciranno qua. E quando l'ora in cui li avete messi, vi squillerà l'orologio e vi dirà: ehi, guarda che c'è questo evento. Poi abbiamo le sveglie. E le sveglie potete impostarle direttamente dall'orologio. Se la vibrazione è poco forte e non mi piace molto, che quindi non mi sveglia. Ok, e dopo la sveglia abbiamo anche il meteo. Per vedere il meteo di dove abitiamo, qua potete vedere un po' il weather, il tempo, tipo nuvoloso, sole con nuvola, la probabilità di pioggia, da me il 43%, il vento livello 2, che è molto preciso perché quando c'era molto vento, a me ha detto che c'era molto vento, e i raggi ultravioletti, mi sembra, deboli. E poi sotto abbiamo i tempi che ci saranno domani: domani sereno, lunedì sereno, martedì sereno e mercoledì sereno. Non andrà avanti per 2 settimane come i telegiornali, quelli dove mettono il meteo, però è sempre buono. Si aggancerà ovviamente a quello del telefono, però se lo collegate ogni 3 giorni vi segnerà il meteo. Poi abbiamo la musica. Potete regolare la musica direttamente dall'orologio. Non potete ascoltarla perché questo orologio non ha lo speaker audio, quindi non potete. Poi abbiamo l'orologio mondiale, una cosa che la trovo inutile, ma vabbè, l'hanno aggiunta giusto per il meteo di Roma, il meteo di New York, Londra, Mosca, Pechino, Sydney, Roma, beh, e si ricomincia. Una cosa molto inutile, però se però vi piace potete tenerla. Poi abbiamo le impostazioni, ovvero qua potete cambiare il display in modo lento, il non disturbare. Poi abbiamo la luminosità, qua potete regolarla, io la tengo a 3 o a 2, ma di solito a 3. Abbiamo il blocco schermo che quando volete, tipo mentre fate la doccia, è molto utile perché non vi incasina, non va nelle applicazioni da solo perché l'acqua fa un po' scherzetti con l'orologio, ma è impermeabile, quindi non dovete avere paura. Attivazione dello schermo, ovvero o scorri verso l'alto o semplicemente lo tocchi in questo modo. Io ho messo scorri verso l'alto perché lo trovo più comodo, a parer mio. Poi c'è lo spegnimento automatico dopo 5 secondi o 10 secondi, io ho messo 5. Poi abbiamo lo schermo attivo alla notifica. Io ho messo dalle 8 alle 22 perché è inutile che la notte vi si accenda il telefono mentre voi dormite, quindi ho messo quest'ora. Abbiamo tenere premuto il quadrante per la modifica rapida, io vi consiglio di metterlo perché è molto comodo, se volete cambiare quadrante velocemente, basta tenere premuto sul quadrante quando siete nella home. C'è il rilevo attività che è una cosa molto utile, ma neanche troppo precisa, che quando fate un'attività, dopo qualche minuto ve la rivelerà e vi chiederà se volete iniziarla. Poi possiamo riavviarlo, e questo qua è, no, non lo riavvio, però è un riavvio normalissimo, il ripristino, le certificazioni e le informazioni. Infine abbiamo l'altro, una cosa molto bella, che qua potete impostare il cronometro, ovvero, beh, semplice cronometro,
e potete impostare gli obiettivi, cioè nel senso quando non so, uno riesce a fare una cosa in 3 secondi, schiacciate la bandierina e vi metterà il tempo in cui l'avete schiacciata. Poi abbiamo il timer, potete impostare i minuti e i secondi in questo modo e niente, normale. Non so, volete un timer da 4 secondi? E abbiamo la torcia, una cosa che io trovo geniale, cioè geniale neanche tanto, ma la trovo molto utile perché spesso la notte mi ritrovo che magari ho sete e devo andare in cucina a bere. Non sembra forte, ma la notte fa un bel po' di luce, vi illumina quasi tutta la stanza, quindi è molto buona. Praticamente vi mette soltanto lo schermo bianco alla massima luminosità, però fa il suo dovere. Abbiamo il trova dispositivo che se è connesso al telefono vi troverà il dispositivo. Il silenzioso che se volete mettere il telefono in silenzioso cliccate questa voce qua. La fotocamera che potete comandare quella del telefono, ma io non l'ho ancora capito benissimo, quindi è inutile per me. Il pomodoro timer che servirebbe per concentrarvi. Ok, per le applicazioni abbiamo finito. Però ci sono ancora un po' di cose da vedere. Ad esempio, quando scorrete a destra potete attivare le modifiche veloci. Non so come spiegarle, appena chiamate così. Ad esempio, voi scorrete a sinistra e vi si apre il player musicale. Voi scorrete a destra e vi si apre la torcia. Ok, questo qua penso sia più o meno tutto del Mi Band 6. Però ora passiamo all'applicazione, perché ci sono cose che potete modificare dall'applicazione e cose carine. Per spegnerlo velocemente basta che mettete il dito o la mano, Ok, così. caccini, eccoci qua sull'applicazione di Mi Fit. Ora vi farò un po' vedere le cose. Allora, qua abbiamo il sonno, ovvero quanto abbiamo dormito e tutte quelle cose lì. Qua vi dice anche ti sei addormentato prima del 48% delle persone, al sonno profondo più lungo del 9% delle persone, bene così. E poi abbiamo la, beh, tutte le specifiche qua ve le vedrete con calma se comprerete il Mi Band 6. Poi abbiamo la frequenza cardiaca, qua non è che vi sto tanto a spiegare, vi dice gli orari della frequenza e un po' la scala. Abbiamo il Pi che io non lo utilizzo, quindi non posso dirvi niente. Abbiamo la cronologia allenamento, ovvero tutti gli allenamenti che avete fatto in più o meno questo periodo, anche se li eliminate dall'orologio e dall'app, non sfuggiranno. Le calorie, quante ne avete consumate in attività, penso, non ho ben capito. L'ossigeno nel sangue, anomalo, perfetto. Però non importa, stress leggero e bene così. Ora vi faccio vedere un po' altre cose. Abbiamo poi l'allenamento che c'è camminata, ok, corsa e ciclismo, che se l'avviate dal cellulare vi mostrerà le informazioni. C'è anche la voce amici, ma io non la cliccherò perché ho amici, quindi non vorrei disturbare la loro privacy, quindi non clicchiamo lì. Poi abbiamo il passo degli obiettivi, ovvero obiettivo di peso o obiettivo di obiettivo di abitività, ovvero quanti passi volete fare al giorno. Gli amici, il negozio, che è semplicemente un negozio dove potete installare delle watch faces sul vostro telefono, a me non fanno impazzire, a parte qualcuna che sì, può essere carina. Ad esempio, queste qua mi piacciono, che sono anche animate. Ok, ma ora direi di vedere su Mi Band 6 cosa abbiamo. Abbiamo notifiche promemoria e qua potete decidere le app da cui possono derivarvi le notifiche. Nella vibrazione potete cambiare quella che volete, tipo trova bracciale, notifiche, avviso, chiamate, cose così. Poi abbiamo il monitoraggio della salute, che qua potete decidere cosa attivare, ad esempio l'assistente monitoraggio sonno, il monitoraggio della qualità del respiro durante il sonno e lo stress costante. Io ho tolto tutta parte l'assistente del sonno, il monitoraggio della frequenza l'ho messo ogni 30 minuti perché mi sembra giusto così.
Impostazioni del bracciale, qua potete decidere modalità notte quando attivarla e quando non attivarla e impostare tutte le cose che vedete a schermo. Poi c'è la voce trova bracciale che quando la cliccate si accenderà e vibrerà, non so se sentite, ma ecco qua. Poi abbiamo limit abbinamenti, non attivatelo. Secondo me è inutile, è una funzione inutile che boh, non so neanche a spiegarvi, potete leggere qua sotto quello che c'è scritto. Poi abbiamo esegui in background che boh, non ho proprio capito bene che cos'è, però boh, non è necessario. Abbiamo lo sblocco schermo che potete, cioè se il vostro Mi Band è vicino al telefono, vi si sbloccherà il telefono. Secondo me è una cosa, sì, può essere utile, ma a me non piace molto perché magari un vostro amico vi fa gli scherzi e vi ruba il telefono e voi avete il Mi Band vicino. Un esempio. Trova le suonerie del telefono, qua potete mettere suoneria predefinita, la suoneria del telefono. Va bene, direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto e ovviamente vi sia tornato utile. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video che non so di cosa farlo, però ho ancora una settimana di tempo, quindi bene così, dai. Buona serata, giornata, non so a che ora guarderete il video, però bye bye.